Oh, ciccia, ferma questo schifo, fermalo. Stiamo andando a scattarci, coglione. Signori, benvenuti con la prima parte di Sea of Thieves. Vabbè, questa roba. Oggi ci faremo la prima partita. Se vi piace, come sempre, spaccate di like. Se avete consigli da darmi, perché ne ho bisogno, questo titolo non lo conosco, quindi se mi date dei consigli ve ne sarò estremamente grato. Allora, tecnicamente dovrei giocarlo in squadra, perché so che devi mandare avanti la nave, ovviamente, e quindi ti servono tot persone. Noi lo giocheremo da soli per ora, quindi vediamo che fa. Ho già fatto l'account, poi iniziamo. No, che bello. You look a little worse for wear, my friend. You must be on quite the journey. I should eat something if I were you. A full belly can do wonders for your spirits. Once you're in good health, we'll speak properly. Oh, c'è il cibo. Con la buccia l'ho mangiata. There, you look better already. Maybe even strong enough to reach the Sea of Thieves. Vediamo. Don't look so surprised. These days they call me the Pirate Lord. But back when I discovered this place, I was just a bold explorer like you. I dreamt of finding uncharted waters filled with treasures and rife with danger. Where every sunrise brought a new adventure. You've been brave to make it this far. Not many do. Now you've one last crossing to make. You'll want some trusty steel at your side, though. There's a sword in those trees whose owner doesn't seem to need it anymore. Quindi lo sciabolo. AF, minchia, lo uso sempre io. No! Merdaccia! È tutto così interessante. Però io l'ho ispirata sulla si è spostato lo stronzo. Dimmi. There's far more to being a pirate than a blade in your hand and a love of other people's money. It's about finding your way through ancient caverns by lamplight, digging up long lost treasures. I'm raising a frothing great tankard of grog when you live to tell the tale. For all that, you'll need the right equipment. You can start by taking this old shovel. Oh, Gesù Cristo. Ok, spero non mi crei troppi problemi. I stowed a few belongings here back in the day. The map will show you the way. Quale mappa? Ho una mappa? Come la guardo? Oh Gesù Cristo. Aspetta. Fai vedere. È Gesù Cribbio. Così. Ah, ok. Allora, aspetta, mi insegna una barchetta Cribbio, ma è questa o quella distrutta lì? No, aspetta, credo sia questa distrutta qua, perché qua sono le rocce e dovrebbe essere la parte di destra. Quindi credo sia da questa parte. So già che avrò un botto di problemi a trovare tesori. Mica, queste cose non sono bravo io. Mi piacciono le cacce al tesoro, però non sono bravo. Ah, ok, è qua tipo. Beccato. Via. Allora, i dobloni sono miei, eh. I gioielli dobloni. Raccogli, non la posso aprire. Ah, ecco, lo devo già restituire, minchia. Ma quella sarebbe. Questa sarebbe la mia nave. Che merda. C'era un'altra lì, però credo sia un po' incagliata. Ah, my old chest. Let's see if she still hides her secrets. Mi immagino. Un po' più delicato. Apri.
Bella merda. Che è sto schifo? Ma fa cagare. Pistola. Ah, bella pistola, dai. Ci sta. Poi. Premi. Usa per equipaggiare l'arma. Ah. Ah, A fine weapon. She'll serve you well out there. Ok. Ma che devo fare? Me la posso andare? Ciao bello. La bussola. There, now you look like a true pirate. Minchia. Cos'altro c'è? Un secchio. There's plenty more to see, so why not stretch your legs and explore? I'll be here when you're ready to leave. Ah, ok, quindi devo già andare a esplorare. Va bene, facciamo. Andate che. Che altro? Comunque è carino, graficamente mi piace. Tutto bello colorato. Che perché, se non sbaglio, questo era un gioco che è rimasto in alfa per parecchio tempo, credo. No, non vorrei sbagliare, non vorrei dire qualche cazzata, sicuramente qualcuno di voi ci sta giocando da parecchio, però mi pare che sia in giro da parecchio sto gioco. Non so, però un pochettino mi stuzzicava l'idea di portarlo, ma non so se ci sta nel mio canale un titolo del genere, onestamente. Ah! Non mi sono fatto nulla. Non so se è giusto per la mia, per il mio audience. Non so se a voi piace, quindi come sempre scrivetemelo nei commenti. Ovviamente il fulcro di tutto ciò, questo è un tutorial, quindi stronzo, me ne devo andare. Well now, I say you're as ready as you'll ever be for what's ahead. Allow me to show you the path. No. Ciao. The shroud is beginning to part. You have one more task before your journey continues. E cioè? No. Infatti mi sembrava un po' ridotto a male. Però abbiamo dei cannoni. Oh Jesus! La campana! Che bello! Usa le funi per alzare l'albero. What? Tipo queste? Ah, sì! Ah, guarda che bella! È già messa a posto, un po' di nastro isolante alla base, risolto, problema risolto. Fatto. Non è sotto coperto. Oh. Ok. Oh. Beh, interessante. Durante la battaglia fare queste robe è molto interessante. No, no, raga, ci serve qualche gregario sicuramente. Cos'è cribbio? Qua un altro. Sentivo suoni strani proprio da quella parte. Subito da degli impatti dalle palle di cannone, vabbè, questa roba. Ah. Che figo. Whee! C'è altra? Leviamo l'ancora. È così interessante. Oh! Ciao, poveri! Addio, idiota! Top, ricordo. Sì! Non so dove diavolo dovrei andare. Ok, io sto cercando dei gregari. Vediamo se trovo qualcuno. Oh Gesù, sono con qualcuno. Oh Gesù! Amico! Ti aiuterò io! Oh Gesù! Vado, ti aiuto anch'io! Ti aiuto! Ok, sono con sto tipo. Non so che diavolo sta facendo. Vabbè. Qua c'è la... Cristo! Che imbarcacco, quell'idiota se n'è andato. Fortuna che ho studiato riparazione. No, non è vero, non abbiamo niente. Ah no, no, ce n'è. Cioè, quell'idiota non ha neanche riparato la nave, per dire. Pirla. Vabbè. Qua c'è di nuovo acqua. Gesù Cristo!
È che sono abituato a scegliere l'arma. Magari la prendo d'inventario e poi devo cliccare, no? Invece qua no. Ok, credo di aver tolto tutta l'acqua. È un tempo di merda. Forziere? Ho scoperto un forziere. Ma c'è ancora acqua, Cristo. Scusa, ma fammi controllare. Vado a vedere, verificare che non ci sono buchi, ma mi pare di no. No, non ci sono buchi. Amico mio! Credo di aver bloccato la nave. Arrivo, amico! Ti aiuto. In questa mitica avventura sono con Soro Ashen. Aspetta un attimo. Ma barile, c'è roba. Oddio, ma so quanto cosa. Affanculo! Ah, questo c'è! Aspetta che controlliamo. Le assi ci servono, zio, eh. Ah, Gesù! Infame. Aspetta, ti difendo io, zio. Vai, 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 ti difendo io, vai! Minchia, il mio cercatore di tesori, vai. Cosa c'è di bello? Vai! Hasta la vista. Gesù. Vediamo cosa c'è dentro. Oh, i dubloni sono miei. Ho dato una mano. Ho aiutato. Oh, Gesù Cristo, riesco a salire. Cosa c'è dentro? Portaci via da qui. Gesù Cristo. Questo sembra sa il fatto suo questo qua. Sì, portami. Oh, Gesù Maria. Questo gioco è veramente... Forse inizia a regalare gioie. Fatto bene a scegliere la barchetta piccola. Ma come cazzo abbiamo fatto imbarcare altra acqua, scusami? Ma tu sai per... Porca troia. Non ho ancora... preso... Gesù Cristo. Cioè, non capisco se c'è un buco qua sotto o cosa, ma... Dai, ci penso io all'acqua. Deve esserci un buco di merda, ma lo sento. C'è un buco che non vedo. E che non vedo un corno. Però continuiamo a imbarcare acqua. Io continuo a buttare l'acqua fuori all'infinito, allora, che devo fare? Almeno qualcosina la faccio di utile, tanto lui sta... È impegnato con la navigazione. No, ma comunque l'acqua... Cioè... Non lo so, zio. Non lo so che cazzo ha di male la tua nave, ma... Guardate che bello però. Guardate che bello! No, sono fighe però le onde e tutto. È bello, dà una bella sensazione. Non so se mi sta parlando, Dio mio, che personaggio orribile che hai. L'acqua qua c'era all'infinito. Ah, signore! Mettiti! Mettiti lì! Sono onde altissime! Gli posso sparare? No, non gli sparo. No, dai, coraggio. Siamo qui in questa avventura molto solitaria, io e te. Non mi parli, io non ti parlo. Ma ci capiamo benissimo. Che bello. Le onde gigantesche. Ma la nostra destinazione qual è? Non... Vabbè, anzi no, probabilmente stiamo... Oh, che succede? Che cazzo succede? Aspetta. Ehi là. Ce l'ho fatta. Ho spento il fuoco. Ho spento. Vai tranqui. What the fuck? Dove cazzo è quell'idiota? Amico! No, mi ha lasciato solo. Dove cazzo è finito? Ma non puoi lasciarmi solo così senza dirmi un cazzo. Usa che pistola. Cosa ci mette, coglioni? Armeria, c'è una... Oh, minchia! Che bello! Posso mettere al posto della pistola? Madonna! Hanno tornato! Ciao! Pensavo mi avesse abbandonato. Però, mica, con questo... Cioè, fuci da cecchino a dei tempi andati, eh. Quanto cazzo beve? È finito da una vita.
Ah, un paio di banane. Scusa, ma te le mangio un paio di banane perché sono veramente pietose. C'è un tempo del cazzo. Ma dove stiamo andando? A caccia di tonni? A caccia di anguille? Dove? Cioè, dammi un indizio. Fammi capire, anche perché sto avendo il mal di mare. Gesù Maria, siamo in balia delle onde, capitano! Ah! Gesù Cristo, guarda come... Oh mio Dio, ho paura di... ho paura di venire sbalzata fuori dalla nave. Gesù Maria, guarda come il diavolo si muove la visuale, guarda. Ma è normale sta visuale così? Ah, capitano, sto per sboccare. Gesù Maria. No, non mi sparare, coglione! Ho sbagliato. Non sprechiamo le munizioni, dai. Vanguard! ciccia, ferma questo schifo, fermalo! Stiamo andando a scattarci! Coglione! Bravo, bella idea per l'idiota. Guarda, ci ha ripagata la grande. Vado di sotto. Gesù Cristo, guarda. Sei un coglione, sei, guarda. Veramente un coglione. Il master dei coglioni. C'è un altro buco. Dopo te ne faccio io un altro di buco. Vengo in pa... Oh no, no. Non so cosa ho guadagnato, gettoni, monete. Dove stiamo andando? Brutto idiota. Chissà se me ne posso andare con la nave. Vabbè, siamo da bastardi. Ferma sto schifo, se no andiamo a schiantarci di nuovo. Testa coda. Vabbè, io seguo lui. È il mio compagno di sventura. Oddio, non dico che mi mola qua. Ah, ecco, sta portando... lo scrigno. Fammi vedere come funziona, perché non so un cazzo di sto gioco. Almeno mi istruisci. Quindi prende lo scrigno e lo porta qui, lo dà. Mi sono partiti alcuni colpi a caso, ma... ecco. Ah, mi faccio moneta all'anch'io, quindi? Yeah! Ha! Vanguard! Vanguard! Wow! Parato! Incoglionito. Boing. Headshot. Sì, ma che divertimento c'è? Non c'è neanche il fuoco amico. Io scappo con la tua nave. Ciao. Adesso ti lascio qui. In balia. Ti lascio qui e me ne vado. No, ma come? Ho lasciato la tua ciurma. Ma perché? Ma me ne vado. Fanculo. Faccio vedere io. Ti mancherò. Allora, metto così, no? Vediamo. Cos'è questo? Tavolo della mappa. Noi siamo qui. Possiamo andare. Ho posto Golden Sun. Cannon Cove. Possiamo andare a Cannon Cove. Oh madonna, guarda che gigantesca. No, porca puttana, guarda. Crescent Island. Andiamo, dai. No, no, quello lì gli stavo sulle palle, purtroppo. Ho cercato di uccidermi in tutti i modi, ma... poraccio. Sì, la direzione è giusta. Oh, bene bene, siamo arrivati. Bene, bene, così sto facendo. Vediamo un altro po'. Shit, devo fermarla però sto sì. Getta l'ancora! Aspetta! Il mio insegnante! Ah! Shit! Credo aver danneggiato la barca. Che bene, posso portare 5 colpi? Seriously, what the fuck? Ok. Un maiale! Bing. Oh Gesù. Alza la vista. Cazzo, è sputato un veleno. Molto bastardo. Oh Gesù, che succede? Forziere del tesoro! Prendi oro! Ah! Oh merda! Qua mamma! No, che cazzo c'è la pistola! Oh Gesù!
È tua nonna. No, volevo fare un quick scupolo. Chi è il culo tuo sorello? Dove diavolo è finito l'altro? È morto? Come si... Ah, il cibo. A mangiare due banane. Con la buccia, preferibilmente. Oh, merda, guarda qua. Casa vuota, cane. Forzione di munizioni. Oh, ora, perfetto. Ora le merda. Volevate fregarmi, brutta merda. In pratica ho preso 400 monete, non so neanche io come. Culo, me ne ha fatto guadagnare quel tizio. Perché ero in partita con lui e poi... Beh. Oddio che è sta merda. Si è unita alla tua ciurma. Boricorca 335. Non andartene via senza di me, preferibilmente. Oh, ciao. Di vero, oh, io vado, Ciao, Ciao, Boricorca, ciao. Oh, mannaggia, è partita da sola, ciao! Brutto pezzo di merda! Brutto infame! Rimani lì, figlio della merda! Grande figlio. Mica mi ha dato fuoco alla nave, sto pezzo di merda! Brutto bastardo, cioè... Era geloso. Era geloso, ecco. Geloso. Come cazzo lo spengo con l'incendio, merda. Gesù Maria, mi ha portato un colpo. Gesù Maria, per colpa di quel figlio della merda. Ancora? No. Grandissimo amante del cazzo barattolo, quello. Allora, dove siamo? Noi possiamo andare alla Sea Dog Rest. Oh, Gesù Maria, no, sto sbagliando strada. Oddio, non so cosa diavolo sia qui. Ma voglio andarci. Credo sia la zona delle sirene. Mermaid's Hideaway. Oh no. Cioè più o meno. Oh shit, devo fermare là. Aspetta, tiro. Fuck yeah. Ok. Buttiamoci in questa nuova avventura. Un'altra banana. Un'altra banana. Vediamo cosa c'è qua di interessante. E vabbè, io sarei affogato molto prima, molto prima. Molto prima. Sono contento che lui abbia tutta questa scorta di aria. Polmoni allenati, dopo tutto è un pirata. Oh merda, qua c'è un tesoro. Forziere del capitano. Oh shit. Holy fuca. Vabbè, me lo porto dietro. Ah, me lo fa solo raccogliere, non aprire, quindi... Tra l'altro... Controllo, non ci siano... Altri forzieri, no? Sapete che facciamo? Io me ne vado da qua. Seguendo gli insegnamenti del tipo... Ah. Ma vaffanculo. Vado a sprecare un colpo, pensavo fosse... Un pirata nemico, che cazzo ne so. Abbiamo un nuovo gregario. Ma che cosa fra poco mi abbandona, Faccio vedere. Questa è la tattica migliore per farsi abbandonare dal proprio membro. Oddio, non lo vedo però, dov'è? Non è neanche sulla barca, dove diavolo è? Cerca di non andartene senza di me, pezzo di merda. Ciccio, guarda che ho trovato. Guarda che ho trovato. Guarda che ho trovato! Adesso giriamo. Fammi vedere la mappa. Forse dobbiamo andare all'avamposto qua. Dobbiamo girare la nave. Fate che tipo questa barca non è nemmeno mia. Me ne sono appropriato tranquillamente e via. Ok, giusto. Ma dobbiamo girare ancora. Cribbio. Ok, la strada è giusta. No, dove sto andando? Ci siamo! Qui forse possiamo vendere il tesoro. Devo provare in realtà. Ma quell'idiota è caduto in mare? Ciao! Perfetto. Fatela a nuoto, zio. Non ti vengo a prendere. È un casino, poi devo spostare la nave. Ma dai. Una nuotatina non ha mai fatto male a nessuno. Soprattutto a lui. Un privilegiato. Arriva una nave già attrezzata. Un po' come me. Aspetta, forse è qua. Oh!
venduto! Ce l'ho fatta! Le mie prime 1000 monete! Che proprio, ma cazzo le posso spendere le 1000 monete? Fammi vedere. Keep your pilfering hands where I can see them. Acquista e viaggi? Cioè? Cioè se viaggi del corsaro d'oro. Palla del cacciatore miserabile. Interessante questo, prendiamolo. Contando le tue monete. Ok. Aspetta, aspetta, che continuiamo un po' in giro. Non è che ci muoviamo. Ecco, vedi, qualcosa di interessante. Abbiamo 1000 monete, cioè, spendiamole, no? Step in and step up. Vediamo cosa vende questo idiota, ad esempio. Madonna, quanto mi costi, zio. Qualcosa sui 1000? Porca troia, più si scende. Guarda. Ma che cos'è tutta sta merda? Non ha nulla di 1000, ma stai scherzando? Ma hai la merda nel cervello? Cioè, guarda, solo i boccali costano quanta. No, ma sono serio. Vabbè, ho capito che sono povero, però porca puttana. Cioè, mi aspettavo di trovare questi prezzacci qui. Ma ficcateli nel culo. Quelle sono sicuramente le tasse del post pandemia. Comunque ragazzi, io spezzo qua Let's Play. Spero vi sia piaciuto. Noi ci vediamo con la prossima parte. Se vi garba sta parte, ovviamente distruggetela di like. E noi ci vediamo con la prossima. Ciao a tutti.